ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video di Mi è venuta un'Ikea. E sì, oggi ho avuto proprio una splendida idea. Infatti, tempo fa ho comprato un bellissimo portacandele, si chiama Goccola, è questo qua. Però non lo uso mai per portacandele, mi sono accorta che è scomodo per me, per le mie abitudini, usarlo come portacandele, e così ho deciso un utilizzo alternativo, voglio trasformarlo in un portorecchini, una vetrina portorecchini che mi permetta di custodire i miei orecchini in maniera riparata, ma nello stesso tempo averli tutti al giorno e scegliere a colpo sicuro quelli che voglio indossare. Come faccio? Semplice, spostiamoci sul piano da lavoro che ve lo faccio vedere. Ed ecco l'occorrente per trasformare Goccola in uno splendido portorecchini. Un portorecchini tutto chiuso che custodirà gli orecchini non facendoli impolverare come i comuni portaorecchini. Allora, innanzitutto Goccola, lo trovate all'IKEA. Un pennello e un acrilico bianco della Catenella, che già vedete qui, tinta da me con l'acrilico bianco. Io ne ho un 2,5 metri di Catenella. Della rete metallica, anche questa mi sono premurata di tingerla di bianco con l'acrilico. Va benissimo un pezzo che sia un 50x50, tanto dovrà stare alloggiata dentro Goccola. Delle pinze, una forbice per la rete metallica, guardate che bello questo strumento, me l'ha regalato mio suocero. È una forbice per fil di ferro e reti metalliche, non è stupenda? E io, non sapendo cosa troverò dentro il Goccola, sto usando anche il mio coltellino svizzero perché lì c'ho tutti gli accessori, ma in caso lo scopriremo insieme. Perché adesso, come prima cosa, monteremo insieme Goccola. Ecco la struttura superiore. Oh, mamma mia. Piano piano perché c'è il vetro, eh. Eccola qua. E tutto il vetro già incassato all'interno delle antine, in modo che non ci sia neanche grande problematica sia per quanto riguarda le rotture dei vetri sia per quanto riguarda l'incassare il vetro. Ed ecco le istruzioni, che carino. Allora, prima di montare Goccola, noi dovremo prendere il nostro ferro, il nostro fil di ferro, e misurarne l'ampiezza, perché io in pratica incasserò sul tettino superiore di Goccola, così, questo pezzo di fil di ferro. Lo inserirò proprio qua dentro, in modo da poi far scendere, aggrappandole a questo, le catenelle e lasciarle pendule così, in maniera tale da io poter appendere poi gli orecchini. Quindi mi faccio il conto, mi servono, vado a quadratini, 25x14, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 1, 22, 23, 24, 25 e taglio. Ok, vediamo se sono 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok, e proseguo da questo lato perché mi viene meglio essendo più libero. A questo punto provo il mio pezzetto di rete, facendolo proprio passare qui in mezzo. Vedete, io lo metto così, in modo che da qui poi faccia pendere tutte le catenelle e io lì appenda di conseguenza i miei orecchini. E sta anche bene visivamente da questo lato, visto? Poi quassù potrei mettere dei braccialetti o delle collanine, vedrò dopo. Primo step fatto. Adesso monto la prima parte, quindi questa qui va incastonata qui. Ce la faranno i nostri eroi? Vediamo. Così vi dico anche quanto è facile montarla. Uno, spingi, 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 e due. Ok, sta. Vai, c'è. Perfetto. A questo punto si può inserire il secondo. Qui. Che ha questi tasselli a incastro sia sopra che sotto. Quindi metto così, così potete vederlo.
inserisco i tasselli, ora ve la giro così e stringo uno e due, perfetto, già la struttura è più stabile, posso cominciare a lavorarci. Per lavorarci io riestraggo il mio pezzettino di rete metallica, metto da parte un attimino Gorgora e comincio innanzitutto a, con l'acrilico, a dipingere la catenella. Naturalmente vi faccio vedere come ho fatto, avete visto che io già l'ho dipinta, perché sennò avrei dovuto aspettare i tempi di asciugatura. Niente di più semplice, metto su un pezzetto di carta, potete usare anche la bomboletta se vorrete, e dipingo così. Anche se dovesse rimanere qualche spazietto un po' più scuro, non fa niente, dà quell'effetto un po' più shabby che a noi ci piace tanto. Ma comunque, passandola due volte, questa cosa non accadrà e si dipingerà perfettamente tutta la catenella. Casomai andate anche così a tamponcino, vedete? Ok, dipingetela tutta e ci vediamo quando avrete finito. Io ho la mia catenella bella e pronta, adesso comincio a misurare in altezza quanto voglio che siano lunghe queste collanine. E allora sì, ecco, io le farò scendere più o meno a 3 cm dal suolo, in modo che rimangano penzolanti, così. E quindi ogni tot ne sgancerò una. Con la parte quindi tagliente della pinza, apro un anello, rompo un anello e mi ricavo tutte le mie catenelline. Adesso prendo la mia rete e decido come disporre la mia catenella, in modo che io possa vedere da tutte le parti tutti i miei orecchini, dando questa conformazione, e che dietro ne abbia di meno, magari metta gli orecchini che uso meno spesso. Adesso andiamo ad incastonare, e questa è la parte un po' più antipatica, le nostre catenelle. Allora, apriamo semplicemente con la parte, come vi ho fatto vedere prima, tagliente della pinza, apriamo l'anello, ok? Quindi infilziamo lì dove vogliamo che stia. Questi li tolgo adesso, che se no non riesco a lavorare. Con la pinza, dall'altra parte, richiudiamo la boccoletta, vedete? E lui penderà così. Proseguiamo. Casomai lo schemino di come ho messo la catenella ve lo metto sulla pagina Facebook, nell'album Mi è venuto un'Ikea, cioè vi faccio il reticolato e vi segno i punti dove ho agganciato la catenella, perché magari dal video non riuscite a rendervene bene bene conto. Ok, si può dire che è pronto, le nostre catenelle sono tutte appese e ciondolanti. Prendo Gorgora, su queste alette laterali, visto? Spingo dentro il mio vano con le catenelle, lo poggio così entra veloce veloce, e voilà, è entrato, perfetto. Lo rimetto in piedi, guardate che meraviglia, è dentro a tutti questi ciondolini, entro cui poi io poggerò i miei orecchini. Anche appendendomi, guardate, non viene mica giù la rete, perché lei si fissa tenacemente, veramente tenacemente. Finisco di montare il mio Gorgora, manca ancora questo laterale e la parte frontale che si inseriscono insieme, guardate, uno e due, spingo dentro, uno e due, stando attento sempre che la parte con la fessura sia verso sotto, e voilà, ho finito, mi sono fatta il portarecchino più figo del mondo, guardate. Adesso salgo il chiodino, lo infilo e lui è bello e pronto. Ma guardate che bello, voilà. Qui appenderò gli orecchini, qui sotto metterò un vassoietto con tutto quello che saranno gli anellini, le magliene morbide, i braccialetti a maglia morbida, gli orologi. Qui su invece porrò i miei bracciali e avrò tutto a portata di mano e tutto ben protetto, in maniera tale da poterlo usare ogni volta che vorrò. Credo sia un'idea carina per riutilizzare un portacandele che
alla fine quante candele accendiamo a casa, mica abbiamo un santuario. Invece un porta bijou a noi donne serve sempre. Spostiamoci di là, vi lascio le foto e poi ho ancora qualcosina da dirvi. Trasformare Gotcore in un portarecchini, avete visto che sciccheria questa vetrinetta? Sono convinta che ve la invidieranno tutti. Un modo alternativo per rendere un soprammobile qualcosa di utile e sfruttabile, più che un semplice portacandele. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così, mi raccomando, sganciate un bel pollice in su e condividete. E aiutate Arte per Te a rimanere visibile sul web in questa maniera. Mentre noi ci vediamo sulla pagina Facebook, vi aspetto anche là, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. E se vorrete vi aspetto anche su Instagram, il mio mondo di fotografia. Bene, cercate anche lì Arte per Te, vi aspetto ovunque. E vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima!